Qui è Pierluigi Pardo che vi parla per raccontarvi il match di oggi con il prezioso contributo di Stefano Nava al mio fianco. Troppo buono, Pier. Un saluto a tutti gli amici che ci seguono. Vediamo con l'aiuto della grafica la formazione dei padroni di casa. Si schierano col classico 4-3-3 con due attaccanti esterni. Piano tattico, mi sembra chiaro, puntare i difensori nell'uno contro uno per andare sul fondo e crossare in mezzo o per tagliare al centro e concludere direttamente in porta. Lozano, occhio, cerca l'area di rigore. Spazio per il cross. Cross raccolto facilmente dal difensore. Buono l'anticipo del difensore. Una delle stelle in campo oggi. È un fulmine di guerra lanciato in campo aperto. È praticamente impossibile da fermare, mentre nello stretto fa ammattire i difensori con la sua rapidità. Perdono il possesso del pallone. Pallone spazzato via bene dalla difesa. Contrasto riuscito, palla che rotola via. Hendrix. Serero. Baragna metri. Intervento falloso, gara subito calda. Attenzione perché c'è una nuova possibilità. Sakai. Punta l'area. Può avvicinarsi alla porta. Colpo di testa debole che non impensierisce il portiere. Beh, difficile segnargli da lì, dai. De Jong. Guadagna metri verso l'area. Può far partire il cross. Può far male da lì. Hanno trovato il gol del vantaggio che non dà la sicurezza della vittoria, ma è davvero un grande vantaggio tattico e psicologico. Devono mantenere alta la concentrazione. È l'unico modo che hanno, secondo me, per portare fino in fondo questo risultato. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. Matas. Ci sono metri a disposizione. Linsen. Sventa qui la minaccia. Serero. Occhio al pallone filtrante. Serero. Conclusione da dimenticare questa. Scarsa coordinazione, postura del corpo disorganizzata. È normale che ne uscisse fuori un tiro del genere. A su e cotto. Numero. Che giocata. Hendrix. De Jong. Occhio al suo movimento. Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Serero. Cerca la sovrapposizione. Gara che si disputa sotto la pioggia e questo potrebbe incidere sulla prestazione delle squadre. Il terreno di gioco sembra comunque buono, anche se cominciano a formarsi delle pozzanghere qua e là. Ottima lettura difensiva. Hendrix. Lozano. Avanza, palla al piede. Eduardo. Lozano. Hendrix. Si avvicina all'area. Interrompono bene l'azione.
Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Attenzione, riceve un buon pallone. Buona la parata impresa da parte del portiere. C'è spazio per andare. De Jong. Si andrà avanti a giocare per altri due minuti. De Jong. Occhio a questo lancio. Murato dal difensore. La difesa la meglio e allontana il pallone. Si chiudono così i primi 45 minuti. Inizia dunque il secondo tempo col PSV avanti. Occhio, cerca l'area di rigore. Assu e Cotto. Può crossare. Palla lunga sul secondo palo. Senza problemi qui il portiere. Arriva l'intervento dell'arbitro. Il giocatore del PSV finisce con il cartellino giallo. Giallo sacrosanto in questo caso. Lozano. Baragna metri. Lozano. Ci è arrivato il portiere evitando un gol sicuro. Splendida parata in tuffo. Palla in out, rimessa per il PSV. Palla riconquistata dagli avversari, rimessa battuta proprio male. Lozano. Serero. Mataz. Arbitro che concede il vantaggio. Scelta giusta. Guadagna metri verso l'area. Grande chiusura difensiva. Attenzione, tutto solo. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. L'allenatore sceglie dunque questa soluzione. Vuole provare a cambiare la storia di questa partita. Difesa che fatica a spazzare via palla. C'è il pressing. Hendricks. Buona l'intuizione qui. Ci sono metri a disposizione. Prova. Non ha trovato la porta per una questione di centimetri. Decisivo qui l'intervento del difensore che ha impedito all'attaccante di concludere comodamente a rete. L'allenatore non vuole cali di tensione, allora ecco questo cambio per conservare il vantaggio. La notizia era rimbalzata nei giorni scorsi sulle principali testate sportive. Adesso è ufficiale. Il City ha perfezionato l'acquisto del giocatore sul quale aveva messo gli occhi. È sicuramente un buon giocatore che credo avrà un grosso impatto su questa squadra. Pallone profondo, pericoloso. Il tocco dentro. L'arbitro ha qualcosa da dire al giocatore. Esce dal campo tra gli applausi. Davvero una buona prestazione. Prova impeccabile la sua, che potrebbe valergli il premio di migliore in campo. Isimami Rin. Palla che esce, touche, rimessa laterale. Buono il dive by. Ha spazio per avanzare. Serero. Si avvicina all'area. De Jong. Cascia. Palla larga. Può girarla. Linsen. La mette in mezzo con questo pallone. Non è finita, attenzione. Viene chiuso.
Siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora. Hendricks continua a offrire grandi palloni ai compagni. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Passaggio intercettato. L'arbitro non ha visto il fallo in questa circostanza. Lascia correre. Manca poco al termine della gara con questi ultimi minuti che possono regalarci sorprese. Padroni di casa che sono sotto di una rete a pochi minuti dal termine. I tifosi sembrano crederci ancora. Hanno a disposizione poco tempo, ma tutto può ancora succedere. Gran tiro, palo, ma il pallone torna in campo, pericolo. Ci sarà il fallo laterale da posizione favorevole. Sostituzione in arrivo. Cascia. L'idea era buona, ma ha dosato certamente male la forza. Ancora 5 minuti da giocare. De Jong. Lozano. Occhio al suo movimento. E il pallone se ne va via. Duello tutto di forza. L'extra time sarà di 2 minuti. E c'è un altro pallone. Provano a giocare. Poteva essere un'occasione importante. Ottimo l'intervento difensivo. Hendricks. Ecco il triplice fischio che mette fine al match. Di poco, ma hanno portato a...